Sospeso a mezz'aria, un tratto della linea ferroviaria che collega Devon alla Cornovaglia, nel sud della Gran Bretagna. È tra le immagini più impressionanti dei danni provocati dal maltempo nel Regno Unito. Circa 44.000 persone sono rimaste senza elettricità tra martedì e mercoledì. La situazione tende al peggioramento, dicono i meteorologi, nonostante una pausa mercoledì notte. Pioggia, vento e onde fino a 10 metri causano da domenica danni, feriti e vittime nella Spagna settentrionale. Sono state sospese le ricerche di un quindicenne travolto da un'onda a fosse in Galizia. Si stima che il maltempo abbia provocato danni tra i 18 e i 20 milioni di euro. Arrivano dalla Galizia queste immagini del soccorso a 5 marinai, mentre in Francia il cargo spagnolo Luno è finito contro la diga di Anglais nei Pirenei Atlantici. L'equipaggio di 11 persone è stato evacuato tramite elicottero e il bilancio di un ferito lieve. Scartato dagli esperti il rischio di inquinamento massiccio prospettato inizialmente, l'Uno contiene 127 metri cubi di carburante, l'equivalente di 4 camion cisterna. Il cargo sembrerebbe, in seguito a un'avaria elettrica totale, è stato spinto dalle onde verso la diga, dove si è spezzato in due.